Salve a tutti e ben ritrovato ad un nuovo unboxing da parte di ExtremeHardware.com. Iniziamo questo 2021 con l'unboxing delle cuffie EPOS Gaming GSP600. EPOS Gaming è il nuovo brand sotto il quale verranno commercializzate tutte le precedenti periferiche audio di Sennheiser. Infatti, come possiamo osservare dalla confezione, vengono riportati entrambi i loghi. Sulla confezione, molto elegante e che richiama un po' lo stile di Sennheiser, troviamo l'immagine illustrativa delle cuffie, il modello delle cuffie, la tipologia di cuffie, in questo caso sono cablate. Troviamo anche le icone che ricordano che sono delle cuffie di tipo chiuso, con compatibilità multipiattaforma e con un audio hi-fi. Lateralmente troviamo le specifiche tecniche, risposta in frequenza 10-30 mHz. Lunghezza dei cavi per il PC di 2,5 metri e per console di 1,2 metri, impedanza di 28 ohm e il peso di circa 400 grammi. Nel lato opposto troviamo il contenuto che riguarda appunto l'headset, il cavo per il PC, il cavo per le console e la compatibilità con PC, PS4, Xbox One e Mac. Infine troviamo la descrizione con un'ulteriore immagine illustrativa delle cuffie nel retro, descrizione che è riportata anche in italiano. All'interno della confezione troveremo classica manualistica per quanto riguarda le cuffie, il cavo di collegamento delle cuffie con le console, quindi da collegare al controller. Cavo rivestito in treccia di tessuto, connettori jack 3,5 mm, scusate, placcati oro, cavo di collegamento delle cuffie al computer, jack 3,5 mm, sempre placcati oro. Infine troviamo le cuffie che sono le EPOS Gaming GSP600. D'ora in poi appunto chiameremo il modello con il brand attuale che è appunto EPOS Gaming. Chi ha posseduto un modello GSP in passato, noterà, e precisamente il modello GSP600, noterà alcun cambiamento rispetto al branding Sennheiser Gaming. Troviamo semplicemente i loghi aggiornati, in questo caso troviamo il logo EPOS Gaming nella parte esterna della struttura, sia nel lato di sinistra sia nel lato di destra. Il design è sempre molto aggressivo. Il modello che abbiamo ricevuto è quello in colorazione Total Black con degli accenti di colore rosso metallizzato con alcuni inserti color alluminio. Il design mi sembra e comunque risulta molto aggressivo. La struttura è esterna è in plastica, quella interna ovviamente è in alluminio per assicurare una buona elasticità e una buona solidità. La headband è sicuramente molto generosa per dimensioni. Ci sono delle regolazioni esterne nella parte superiore. Nella parte interna troviamo un buon inserto con una buona imbottitura che va ad ottimizzare il comfort. Essendo delle cuffie da gaming, sono ovviamente regolabili per ampliare l'ampiezza e quindi permettere la calzata sulla testa di ogni persona. Troviamo i vari dettagli, in questo caso troviamo il nome del modello. Nell'altro lato, quello sinistro, troviamo ancora i due loghi EPOS e Sennheiser, i loghi EPOS attuali nel lato sinistro e nel lato destro. Dando uno sguardo ai padiglioni, possiamo osservare dei padiglioni che un po' riprendono la forma dell'orecchio e quindi vanno a coprirlo anche. Nella parte esterna troviamo, come possiamo vedere, come già abbiamo visto, una colorazione black con degli inserti di colore rosso metallizzato e una struttura anche di colore alluminio. I padiglioni hanno possibilità di questo gioco più quello laterale per permettere una perfetta calzata e comfort sulla testa di ogni persona. Nel padiglione di destra abbiamo questa ghiera che ci permetterà di regolare il volume, quindi non troviamo alcun comando sul filo o comunque tasti in eccesso o in più per ottimizzare anche un po' il design. Nel lato di sinistra troviamo l'asta del microfono che quando
in posizione alzata sarà disattivato, mentre abbassandolo con questo piccolo scatto attiverà il microfono, che è un microfono omnidirezionale boom arm che va a ottimizzare la comunicazione. Il design, anche per quanto riguarda l'asse del microfono, è invariata rispetto al precedente modello brandizzato Sennheiser Gaming. Internamente troviamo dei padiglioni con un rivestimento in similpelle, una buona imbottitura di tipologia memory foam. Come abbiamo intravisto, troviamo il logo IPOS anche all'interno del padiglione. Per quanto riguarda i driver, questo modello adotta dei driver da 38 mm, quindi è un po' fuori misura rispetto ai classici driver utilizzati per le cuffie da gaming attuali, quindi classici dei 50 mm o qualche modello da 60 mm. Troviamo infine il foro per l'inserimento del cavo di collegamento al PC o al controller della console nella parte inferiore e arretrata del padiglione sinistro. Insieme alle cuffie IPOS Gaming GSP600 abbiamo ricevuto anche l'amplificatore con DAC integrato IPOS Gaming Sennheiser GSX 1200 Pro, che chi di voi già conosce, è un ottimo amplificatore per ottimizzare ulteriormente la qualità audio delle cuffie, in quanto la stessa Sennheiser, o diciamo anche IPOS Gaming, suggerisce di utilizzare questo tipo di cuffie con degli amplificatori per avere la massima qualità audio e resa delle cuffie stesse. Il design di questo amplificatore è davvero molto elegante. Troviamo una ghiera che ci permetterà di regolare il volume. Una volta in funzione, quindi collegato con un cavo micro USB che troviamo in dotazione, illuminerà un display totalmente touch, tra qua che ci permetterà appunto di attivare i vari preset di equalizzazione, passare da un suono stereo a 7.1 surround, quindi ci permette anche di abilitare il surround in quanto le cuffie sono stereo, e ovviamente molte delle funzioni potranno essere regolate semplicemente con un tocco e con questa ghiera. Come possiamo vedere, la struttura è totalmente in plastica, con la parte interna lucida, come anche questa parte più centrale. Troviamo come sempre i due loghi IPOS e Sennheiser. Il GSX 1200 Pro rispetto al GSX 1000 è dotato anche della funzione Chat Link. Infatti, nella confezione troviamo il cavo di collegamento, e questo ci permetterà di collegare uno o più GSX per appunto avere una comunicazione interna del team, e quindi avere, come dire, una comunicazione sempre perfetta. Nel retro troviamo gli ingressi di alimentazione, di collegamento dei vari GSX tramite funzione Chat Link, e gli ingressi jack 5 mm per cuffie, microfono e eventualmente casse. Nella parte inferiore ancora nuovamente troviamo il logo IPOS e Sennheiser e questa sorta di come possiamo dire, di piedino per rialzare appunto l'amplificatore e darci la possibilità di avere un controllo ottimizzato una volta posizionato sulla scrivania. Lateralmente troviamo la rotellina per la regolazione della chat interna di gioco di Team, scusate, in entrambi i lati, destro e sinistro. Quindi queste nuove GSP 600 le andremo a recensire insieme a questo amplificatore di IPOS Gaming Sennheiser GSX 1200 Pro. Vi mandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete come sempre ulteriori immagini dettagliate, i nostri test, le nostre considerazioni e tutto ciò che riguarda questa combo. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque al prossimo unboxing, un saluto allo staff.